Ehi, pirati scalmanati, eccoci con la guida al terzo mistero, o meglio al ritrovamento della terza chiave. Come sapete, domani ci sarà l'aggiornamento dell'ultimo mistero, e questo vuol dire che la Rare ci ha fatto davvero penare per trovare questo indizio. Per prima cosa, dirigiamoci sul sito www.seaofthieves.com e prepariamoci all'inserimento della terza parola chiave, che ci consentirà di poter effettuare il terzo viaggio. Questo, come già ribadito, ci farà trovare la terza chiave. Sappiate che il codice potrete trovarlo anche in descrizione al video, oltre ai link dei nostri social su quale potrete entrare. Come vedete, il video è bello lungo, perché noi pirati scalmanati abbiamo seguito esattamente tutti gli indizi del diario. Ma potrete ugualmente seguire gli skip in descrizione per velocizzare il processo, oppure seguirlo tutto. Il nostro viaggio comincia dalla Rinna, che ci farà acquistare a 0 monete il viaggio. Dirigiamoci poi nella cabina del capitano, della nostra imbarcazione. Selezioniamo la missione appena acquistata e accingiamoci a votarla, così da poter cominciare la terza sfida. Questa, come le precedenti, ci consentirà di trovare la chiave d'argento ed inoltre ci sbloccherà il gingillo della moneta d'oro, come avete visto in copertina. Tuttavia, non sarà semplice, perché ogni indizio ci porterà in giro nelle Wilds. Il nostro viaggio comincia da Isle of the Last Words, l'isola che si troverà giusto al centro di alcune scoglie. Il primo obiettivo, come ricorderete, ci sblocca il diario scritto dal misterioso Hack, che ovviamente non sappiamo ancora chi possa essere. Ed esso ci mostra la via esatta per poter sbloccare le chiavi d'argento che ci apriranno un forziere misterioso. Tuttavia, non sarà così amichevole da mostrarci esattamente la via, ma lo farà attraverso una serie di indizi. Prossima destinazione, Old Fightful Isle. Da qui dovremo arrampicarci sulla montagna. Ne approfitto per raccontarvi che questa è una delle isole che odio di più nel gioco, ma questa è un'altra storia. L'indizio ci consentirà di trovare delle scale tra rocce, sempre se il nostro pirata spagnolo Gonzalo sarà in grado di entrare all'interno della gabbia metallica. Quando ci sarà riuscito, e lo speriamo presto, dovrà leggere il diario per comprendere quale punto raggiungere dell'isola per sbinocolare la fantomatica X. Lo spot sarà una delle assi cadute dalla scala. Recatevi giù senza paracadute e scavate il prossimo indizio, approdando così al capitolo 2.
Fin qui tutto semplice, ma adesso, trovati nuovi indizi, dovremmo spottare il prossimo punto da raggiungere. Normalmente questi indovinelli ci faranno girare intorno ad una regione di isole, e di tanto in tanto riusciremo a scavare nuove pagine del diario che ci porteranno dritti al forziere. In questo caso, l'indizio ci dice di raggiungere una torretta di guardia. Quindi seguiamo Gonzalo per raggiungere il fortino ed osservare l'isola. Black Sand Atoll. Ah, quanto mi piacciono le isole piccole. Facili da raggiungere e rapide da poter perlustrare. Ma in realtà ci fermeremo davvero poco, perché anche quest'isola servirà per sbinocolare il prossimo step. Marauder Arch. Non troppo complessa come isola. Da qui approderete sulla spiaggia, come indicato in mappa, e apprestatevi a fare una lenta salitina. Una volta raggiunto l'altro braciere, scorgiamo dal lato opposto la nostra prossima destinazione. Galleon's Grave. Approdate dalla tenda dei sovrani che sicuramente riconoscerete per i suoi sfarzi barocchi, e da lì raggiungete la spiaggia adornata da ossa di kraken, di cui una di queste la troverete sul cadavere di un pirata o almeno di quel che ne resta. In quel punto esatto scavate, troveremo l'ultima parte dell'indizio. Ma diamo un'occhiata al diario e prepariamoci a partire di nuovo. Passiamo attraverso il portale di Galleon's Grave e una volta superato troveremo il nostro prossimo spot, un forte scheletrico dal nome di Skull Keep. Ma anche quest'isola sarà utile per trovare la prossima destinazione. Thank you.
Three Rock Island. Piccola come piace a noi, ma non sarà la destinazione finale. Raggiungete il centro dei due barili e sbinocolate per raggiungere il prossimo step. Liar's Backbone. Un po' di pazienza. Anche questo punto non sarà la nostra destinazione finale, ma ci porterà all'ultimo step. Quindi, togliamo l'ancora, seguiamo Gonzalo per sbinocolare l'ultimo spot. Kraken's Fall. Questa, pirati, è la nostra ultima destinazione. Il nostro viaggio terminerà qui con un forziere nascosto dal misterioso H. Sebbene sia notte, ci facciamo cullare dalla fievole luce della lanterna del nostro pirata scalmanato. E tra ossa di Kraken e parkour dei pennoni, troveremo la giusta via per scavare il forziere che conterrà la terza chiave d'argento, oltre a ninnoli che faranno contento il cacciatore d'oro. Il valore di questo forziere è davvero basso e potrete vendere tutto compreso la chiave al cacciatore d'oro. E noi l'abbiamo fatto lo stesso. Non potevamo mica lasciare alla mercé di tutti quei pochi spiccioli. Così ci siamo recati al cacciatore d'oro, presente su ogni avamposto, e abbiamo venduto tutto il contenuto, compreso la cassa. I pirati scalmanati Arcano e Gonzalo vi salutano per la prossima avventura, e noi li salutiamo e ringraziamo. Vi aspettiamo sui nostri social. A presto, pirati!